campus itinerante sulla narrazione, un viaggio in cui docenti ed allievi cambieranno ogni giorno paese e scenario per incontrare storie, personaggi e paesaggi da raccontare. Tutto questo è Story Campus, il cui senso e programma è stato illustrato a Palazzo Fibbioni. Il campus si svolgerà dal 20 al 27 luglio e toccherà i paesi dell'Alta Valle del Laterno. Il progetto è attivato dal Comune di Scoppito con fondi Restart in collaborazione con Barete, Cagnano, Campotosto, Capitignano, Montereale, Pizzoli e Torni in Parte. Durante gli 8 giorni ci saranno laboratori, incontri, esperienze di narrazione e ascolto, ma anche esercitazioni, attività di analisi, studio e rielaborazione. I partner del progetto sono l'Associazione Festival delle Storie, Una Storia Felice, Cooperativa Verde Blu e Teatro Lanciavicchio. Partecipa anche Slow Food. Story Campus è condividere la cultura in piazza e vicoli per ridare nuovo slancio a un territorio pieno di storia. Al termine dell'esperienza uscirà fuori un database con tutte le storie, le notizie e le tradizioni raccolte nei comuni. Story Campus, oltre all'attività che i ragazzi faranno con docenti e professionisti qualificati, avrà anche tanti spettacoli la sera, nella forma classica di un festival. Fino al 14 luglio i giovani dai 18 ai 35 anni potranno iscriversi al bando e partecipare in modo totalmente gratuito. Un cartellone molto denso perché si parte dalla mattina alle 10 con le attività sui territori con i ragazzi e poi si finisce il pomeriggio, in genere c'è un evento con un'intervista a esponenti, insomma, autorevoli di questo mondo alle 18:30 e poi abbiamo gli spettacoli serali delle 21:30 in ogni paese. Abbiamo anche coinvolto in questo progetto l'associazione Slow Food, perché una parte interessante è anche questa del storicibus, diciamo così, quindi di tutte le storie che sono legate ai prodotti e ai piatti della tradizione enogastronomica. Stefania Evandro del Teatro Lanciavicchio ha sottolineato come stanno arrivando molte domande dal nord e come il teatro possa essere un importante strumento per far riuscire storie spesso dimenticate. Noi siamo molto contenti, speriamo che arriveranno nei prossimi giorni più adesioni da parte dei ragazzi residenti sul territorio, perché l'opportunità di incontrare dei professionisti che si occupano di teatro, di giornalismo, della realizzazione di una narrazione filmica, quindi attraverso le immagini o fotografica, è davvero una grande opportunità. A fare gli onori di casa è stato l'assessore al turismo del comune dell'Aquila, Fabrizia Aquilio. Non può esserci idea di sviluppo, ha detto, se il territorio non partecipa allo stesso livello di promozione, ha detto. È una splendida iniziativa questa per coinvolgere tutti i territori.